Entrano in campo le squadre di Cesano Boscone e Vedanese, che tra poco daranno vita alla super sfida della 12ª giornata della Serie C2 Girone A. Vediamo le due formazioni: il Cesano Boscone schiera Garofalo, Crivellente, Ghirlanda, Agosti, Pavanello, Puttilli, Vercellino, Minervino, Costanzo e Macheda, allenatore Sandro Mazzola. Per la Vedanese invece sono a referto Gherardi, Barri, Nebuloni, Uboldi, Piatti, Millauro, Colombo, Cocchi e Pagini, allenatore Aldo Ghelmi. Ci sono diverse defezioni, soprattutto nella Vedanese, che non può schierare il portiere Domenico Rega, il bomber Marini e Gasparini. Per quanto riguarda invece il Cesano Boscone, è assente Riccardo Tarquinio. Dicevamo in apertura questa super sfida della 12ª giornata, la penultima di andata. Infatti in classifica la Vedanese matricola è quarta con 21 punti, il Cesano Boscone segue subito dietro con 20, quinta. Dunque sfida importante in chiave playoff. Davanti ci sono la Robusta Ron, dominatrice, con 30, secondo posto l'altra matricola, l'Aveno Mombello, con 26, e poi al terzo posto l'Aurora Cantalupo con 22, dunque ancora a portata di entrambe le squadre di questa sera. Vediamo anche gli score delle due squadre: la Vedanese appunto 21 punti, 7 vittorie, 4 sconfitte, nessun pareggio. Cesano Boscone 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La Vedanese 43 gol fatti, 45 subiti. Cesano Boscone 58 fatti, 42 subiti. Agosti. Dietro ancora per Vecellino, anticipato Vecellino ancora lì. Poi c'è Puttilli e c'è il gol! C'è il gol di Puttilli, 1-0. Super classico dei batti e ribatti, Simone Puttilli. Tapin vincente da due passi con il piattone. Recupera la palla del Cesano con questo costo costo di Crivellente, fermato. Poi Crivellente ancora va a calciare il pallone, ma c'è la ripartenza degli ospiti. Pallone dentro, Ghirlanda, non è finita. Il palo di Piatti che poi mette dentro al secondo tentativo, e dunque pareggia con Giorgio Piatti, 1-1 la Vedanese. Pavanello, va via Cocchi, Pavanello, e c'è il gran gol Andrea Pavanello, un gol davvero d'autore, una gemma, con una bella volata sull'auto sinistro, e poi ha calciato col mancino, fatto centro secco Pagini. Dunque Pavanello, davvero un gol d'autore al 28esimo minuto, 2-1. Porta a toccare Ghirlanda per Crivellente. Crivellente, piattone, c'è il gol! Proprio allo scadere, arriva al 30esimo, anche la 3-1. Questa punizione precisissima. Insiste la Vedanese con Uboldi, Colombo, piattone, poi diventa un passaggio e c'è il gol di Nebuloni, sono stati il numero 6 Nebuloni, 3-2, dunque accorcia le distanze, porta a meno 1 al sesto minuto, porta a calciare Colombo, 3 uomini in barriera per il Cesano, diventano 4 con il portiere Garofalo. Colombo, prova il cucchiaio, grande numero di Colombo! Tutti si aspettavano la gran botta, invece Colombo ha fatto un cucchiaio alla Totti, meraviglioso, e ha trovato un gol davvero da cineteca. Dunque 3-3, questo pareggio che premia gli sforzi della Vedanese, che negli ultimi minuti aveva creato parecchie occasioni. Claudio Agosti, pronto a calciare in porta. Tocco per Pavanello che prova di calciare l'incontro, poi una mischia, Pavanello ancora, Andrea Pavanello, 4-3, e ancora lui che toglie le castagne dal fuoco ai suoi. Il calcio d'angolo, Colombo fuori per Piatti che ci prova, poi c'è il tap-in di Colombo che aveva raccolto il tiro che gli ha dato un assist di Piatti, via di Garofalo.
si viene di testa Piatti, Minervino all'indietro per Pavanello, pallone in banca, Eccellino per il Cesano, Pavanello però non c'è parallela, anzi ora sì, Minervino che va via bene, Minervino, salta anche il portiere, Minervino, l'altra finta e c'è il gol di Minervino che chiude ogni discorso, davvero pregevole l'azione del capitano che sigla il 5-3 nel pieno recupero e dunque Cesano Boscone che a meno di clamorose sorprese chiude in bellezza il 2009 scavalcando in classifica proprio la Vedanese che è avanti di un punto. Siamo con il capitano del Cesano Boscone, Francesco Minervino. Innanzitutto complimenti perché hai fatto un gol davvero da cineteca alla fine, è arrivato proprio all'ultimo, ma come tutti i divi, no? Entra in scena proprio nel momento decisivo della partita, ha chiuso il match con un gran gol, quindi bella vittoria, non era facile, no? Avete sofferto molto soprattutto nel secondo tempo. Sì, giusto, abbiamo una bella vittoria contro un'ottima squadra e niente, è venuto fuori alla fine il carattere del Cesano che ci ha creduto fino alla fine anche dopo il pareggio della Vedanese. Dalla Vedanese, sì. Sì, tra l'altro Vedanese che vi ha dato appunto molte, no, filo da torcere, aveva qualche assenza, anche voi avete fuori Tarquinio e Cavarretta che sicuramente sono due elementi comunque di spicco, però è un po' questa la vostra caratteristica, no? Magari partite bene, poi avete dei momenti un po' di appannamento e poi ripartite di tensione per dopo riprenderci alla grande come il grande cuore del Cesano. A questo punto, terminato il 2009, siete in zona playoff, qual è il vostro obiettivo per il girone di ritorno? Pensate di poter dar fastidio magari anche alla Robur per la vittoria finale oppure vi accontentereste di un posto nei playoff? Pensiamo ogni partita, una partita alla volta, quindi poi alla fine tireremo le somme e vedremo. Siamo con Sandro Mazzola, mister di Cesano Boscone, ovviamente soddisfatto di questa vittoria, anche se forse avete un po' troppo sofferto nel secondo tempo, a un certo momento sembrava che fosse proprio completamente, no, in bambola. Sì, noi abbiamo sempre dei momenti in cui perdiamo la bussola, abbiamo preso due gol, uno proprio abbiamo regalato, però la forza nostra è che abbiamo dei ragazzi comunque che non mollano mai fino alla fine, hanno un grande carattere e penso che alla fine la vittoria sia giusta. Poi tra l'altro appunto hai chiamato il time out, è il momento proprio più difficile, sarà un caso, ma subito dopo è arrivato il gol. Sì. Cosa hai detto ai ragazzi in quel momento? Ma no, gli ho detto ai ragazzi, siccome loro ci stavano venendo a pressare, di stare bassi, far scalare la boa, far girare palla per salire sopra. Fortunatamente è andata bene, ci sono delle volte che magari non va bene e adesso dovremmo essere terzi o quarti, quindi per noi è un buon risultato. Poi quando venite voi vinciamo sempre, in casa due vittorie, tutto il resto sconfitte, quindi vi dovremo far venire. Allora sempre. Ci prenotiamo per tutto il girone di ritorno, di tutto il 2010, abbiamo già il posto con la sdraio, la suite qua in piccionaia, no, a parte gli scherzi, qual è l'obiettivo a questo punto? Vi raccontate tante dei playoff oppure magari qualcosa di più? Noi arrivare tra le prime 5 è il nostro obiettivo, se poi ci giochiamo i playoff, per noi così è già abbastanza. Perfetto, grazie mille Sandro Mazzola, in bocca al lupo ovviamente per il 2010. Buonasera.